Sì, buongiorno Gigliola, una buona giornata ai telespettatori del TG8. Parliamo di vaccini e del mondo della scuola. Sappiamo, notizia di ieri che abbiamo dato anche noi, che i docenti e non docenti verranno vaccinati per quanto riguarda i centri della provincia di Pescara e anche Pescara Città, tutti al Paladin Martin di Montesilvano, oltre 5.000 le manifestazioni di interesse sulla piattaforma della Regione Abruzzo, vaccinazioni che inizieranno oggi pomeriggio, però ieri è spuntato un link che ha creato del panico, mi ha detto il professore Roberto Forcucci, che abbiamo vicino a noi, insegnante del Tito Acerbo tra i docenti. Perché questo, professore? Allora, noi cominciamo 2 mesi fa circa, la Regione ha aperto il portale per iscrivere i docenti. I docenti in gran massa si sono registrati aspettando questa vaccinazione. Dopo circa un mesetto, a metà di febbraio, hanno cominciato, no, anzi, 15 giorni fa, hanno cominciato circa le vaccinazioni. Sono cominciate al Palabecci, a Pescara, e le convocazioni venivano dal COC di Pescara. Ora, già inizialmente non si capiva l'ordine, comunque noi eravamo in attesa, diciamo tutti col telefono in mano aspettando questa convocazione. Già nella prima giornata sono stati convocati gli over 55 e dopo sono stati rimandati a casa letteralmente perché non c'era ancora la circolare che permetteva a chi è vaccinato con gli AstraZeneca di essere vaccinato pur avendo più di 55 anni. E quindi primo problema. Dopodiché è continuata a ritmo blando, dopo è uscita questa convocazione a Montesilvano. A Montesilvano ieri tutti aspettavamo le convocazioni, le chiamate come fino a quel momento, è uscito un link improvvisamente nel quale si invitava, neanche sapendo da dove fosse uscito, nel quale si invitavano tutti a prenotarsi. Tutti i docenti chiaramente sono corsi a questo link, ma i posti finivano e il sito si impallava. Chiaramente la sensazione qual era? Di panico, perché dice se non faccio in tempo non vengo vaccinato ed è diventata la lotteria del vaccino, questa era la sensazione. Prima, chi prima fa si vaccina, si vaccina e quindi accede. Ovviamente panico e rabbia, perché noi eravamo già tutti iscritti in questo elenco, bastava solamente, diciamo, convocarci come era stato fatto prima. Quindi Regione all'ASL, l'ASL ai comuni e poi il comune di Montesilvano, il quale ha fatto uscire questo link. Tra parentesi, stamattina, per esempio, mi ha detto un collega che ha ricevuto una convocazione dal comune di Montesilvano di procedere a prenotarsi, quando lui ovviamente era già prenotato. E quando lui è stato vaccinato 2 giorni fa, quindi la confusione totale, l'impossibilità di gestire elenchi e dovete capire che noi non vogliamo sapere il giorno e l'ora in cui siamo vaccinati, vogliamo solamente sapere qual è l'ordine e qual è il nostro numero di convocazione. Dopodiché la cosa è semplicissima, questo ha generato panico e sensazione di lotteria dei vaccini. Questo è ingestibile, è indegno insomma. È chiarissimo, noi per correttezza abbiamo chiamato il sindaco di Montesilvano De Martinis, che ci ha detto vale naturalmente la manifestazione di interesse degli insegnanti sulla piattaforma della regione. Questo link, ha detto De Martinis, è stato messo a disposizione dal comune di Montesilvano solo per avvantaggiare gli insegnanti che potevano scegliere su questo link il giorno, la data e magari anche l'orario, e che già in 4.000 hanno aderito a questo link. Velocemente, professore, cosa Hanno vuole aderito rispondere al ovviamente sindaco? perché la corsa al vaccino c'è e quindi tutti hanno interesse a vaccinarsi. Bastava che loro si sono invece sovrapposti e quindi hanno creato solamente confusione. È chiaro che si sono iscritti, ma già avevano un elenco, non c'era bisogno di riprenotarsi un'altra volta. È veramente una disorganizzazione totale. Insomma, siete arrabbiati e Molto, delusi. molto, tutti i docenti, che io sappia, la maggioranza dei docenti sono veramente arrabbiati, ma indipendentemente dal fare il vaccino o meno, è proprio la disorganizzazione che crea agitazione e confusione. Ringraziamo allora il professor Roberto Forcucci, insegnante dell'Istituto Tito Acerbo di Pescara, che ha parlato a nome anche di diversi suoi colleghi. Mi ha detto: noi continueremo ovviamente ad occuparci di vaccinazioni del mondo della scuola. Giuliola, ti restituisco la linea ringraziando il collega Diego Martelli e c'è attesa per il colore della regione e ve lo diremo nel pomeriggio e subito sul nostro sito. Ieri Marsiglio ha anticipato al nostro microfono la speranza di restare in arancioni. Speriamo che sia così per quanto riguarda tutto l'Abruzzo, ma di questo ne parleremo stasera. Una buona giornata a te e ai telespettatori di Rete 8.